Salve a tutti! Un anno fa abbiamo montato una pompa di calore ad alta temperatura su un impianto a termosifoni presso un'abitazione non isolata e siamo tornati, ovviamente, dopo un anno a vedere un attimino quanto ha consumato. Ma non solo, all'interno di questo video infatti ti farò vedere quanto ha consumato, quali sono stati i rendimenti, quanto ha risparmiato e soprattutto quali erano le nostre previsioni sui consumi per capire se si sono rivelate corrette oppure no. Quindi non perdiamo altro tempo, metti mi piace e cominciamo. Ormai penso che questo cantiere lo conosciate già a memoria, ma se non sapete esattamente di che cosa sto parlando, trovate a questo link e anche in descrizione la playlist con tutti i video registrati dall'inizio alla fine presso l'abitazione di questo cliente qua, che ha iniziato questo percorso con una consulenza, poi abbiamo fatto tutte le varie fasi di cantiere e ci ritroviamo adesso dopo un anno a guardare un pochettino quelli che sono i consumi. Analizzeremo questo cantiere sotto tre punti di vista. Il primo punto di vista per verificare un pochettino i consumi e quindi l'efficienza dell'impianto, capire un attimino se ha funzionato o meno. Poi ci sono le parole del cliente stesso, ripreso dopo 6 mesi, che conferma che il fatto che l'impianto abbia riscaldato, che siano stati al caldo. In una seconda parte ci concentreremo a capire un pochettino quelli che sono i risparmi ottenuti da un investimento di questo tipo e ti spiegherò anche esattamente come fare delle simulazioni affidabili per casa tua. Alla fine del video, nella terza parte, invece, vedremo un attimino quali sono state le nostre previsioni e verificheremo ovviamente se le stime che abbiamo fatto, che il cliente ha ricevuto nel suo report, si sono rivelate corrette oppure no, perché alla fine tanti parlano, ma poi quando si tratta di andare a sodo le cose non sono sempre rose e fiori. Per questo all'interno della Green Box noi diamo sempre una garanzia sui consumi della pompa di calore, proprio perché conosciamo le pompe di calore che montiamo, facciamo questo ormai da anni, sappiamo esattamente come programmarle, come farle lavorare, le monitoriamo e abbiamo un software per stimare i consumi e i risparmi che è davvero molto molto affidabile. Talmente affidabile che, piccola marchetta personale, chi decide di acquistare da noi la pompa di calore, se la pompa di calore consuma più del previsto, noi fisicamente sganciamo la grana. Idem per il discorso fotovoltaico, andiamo a pagare la differenza, la mancata produttività per l'impianto o i consumi extra per la pompa di calore. Ma chiudiamo la parentesi soluzione green e passiamo un attimino ai calcoli. Come potete notare, ho già imbastito un pochettino quello che sarà il nostro tavolo di lavoro, quindi l'analisi dal punto di vista dei consumi per il riscaldamento, per l'acqua calda sanitaria e il totale. Per ogni voce abbiamo poi dei valori di calore, quindi kilowattora termici, quindi energia termica erogata in ambiente. Questo valore qua, il totale, sarà fondamentale poi per capire i risparmi. Per ogni componente i consumi elettrici, e in questi calcoli non consideriamo il fotovoltaico, ma poi ti spiegherò il perché, e infine il COP, il consumo. Ovviamente questi dati li ho raccolti andando a casa del cliente, però per la parte un po' più di calcoli, un po' più concreta, preferisco fare questo video in ufficio con alcune riprese ovviamente direttamente dall'abitazione per confermare il tutto. Piccola nota a margine, poi davvero partiamo, promesso. I dati letti direttamente a bordo macchina sono dati che hanno una settimana in più di vita, nel senso che siamo tornati un anno e una settimana dopo, ok? Quindi per cercare di essere più precisi possibili, però ovviamente poi ci saranno opportune tolleranze e arrotondamenti, ma questo pare scontato. Quanto calore ha generato la pompa di calore per il riscaldamento? La pompa di calore per il riscaldamento ha generato circa 16.800 kilowattora termici, quindi qua c'è la fiamma proprio per ricordare che parliamo di calore. Mentre per produrre acqua calda sanitaria, questa è una famiglia di 4 persone, i consumi sono stati di circa 2805 kilowattora per un totale, qua calcolo molto semplice, un pochettino arrotondato, di 19.600, ok? Sto ovviamente arrotondando per poi avere delle cifre precise e fare i calcoli in maniera più affidabile possibile. Quanta energia elettrica ha consumato? Come ti anticipavo, non consideriamo per questi calcoli l'apporto gratuito dell'energia del fotovoltaico, principalmente per due motivi. Il primo motivo è legato al fatto che
il fotovoltaico d'inverno produce davvero davvero poco e non è in grado di coprire l'intero fabbisogno. Secondo motivo, legato al fatto che il sistema di monitoraggio dell'energia termica prodotta e dell'energia elettrica assorbita è direttamente a bordo macchina, quindi non è interpolato, non è in collegamento con un inverter, con un sistema esterno, proprio per cercare di avere dei valori più affidabili possibili. Terzo motivo, legato al fatto che la pompa di calore, come investimento, deve ripagarsi senza l'uso del fotovoltaico. Poi, ovvio, il fotovoltaico dà una mano, perché se consumo 10.000 kWh, se una parte di questa energia, del mio combustibile, riesco ad averlo gratuitamente, ovvio che ho dei benefici. Ma d'inverno il fotovoltaico, vuoi le ore delle giornate che sono molto corte, nel senso che alle 4 di pomeriggio è già buio, vuoi il sole basso sull'orizzonte, vuoi anche le condizioni climatiche, spesso il cielo è coperto, si va sotto zero e quindi i pannelli tendono a ghiacciare, la neve che si può depositare sui pannelli ovviamente può limitare la produzione per un paio di giorni, non consideriamo il fotovoltaico. Anche poi nell'ottica del risparmio, ricordiamoci che il risparmio è maggiore rispetto a quello che abbiamo previsto. Però se si ripaga l'investimento senza l'apporto gratuito del fotovoltaico, ancor più se c'è il fotovoltaico, è grasso che cola. La pompa di calore ha consumato per produrre questi 16.800 kWh circa 4.225 kWh, in questo caso qua elettrici, energia elettrica, ok? E facendo una semplice divisione tra 16.800 e 4.225 viene fuori il COP, il rapporto tra quanta energia elettrica assorbo e quanta energia termica riesco a generare. Il COP è di circa 3,97. Allora, possiamo arrotondare verbalmente a 4? Un ottimo COP. Perché? Perché qua ricordiamoci che il riscaldamento è a 55 gradi circa. Qual è il problema, tra virgolette, di questo impianto? È che ovviamente più aumento la temperatura di mandata, più diminuisce il COP. L'obiettivo di una corretta progettazione è quello di far lavorare l'impianto a temperature più basse possibili. Infatti questo cliente qua, quando siamo andati a trovarlo, la temperatura esterna era intorno ai 7 gradi, l'impianto lavorava intorno ai 40-45 gradi. L'obiettivo è sempre di abbassare il più possibile la temperatura di mandata, così da aumentare il COP. Però possiamo vedere che a livello annuale abbiamo un ottimo COP, a livello annuale più che altro nel periodo invernale, quindi quando funziona il riscaldamento. Per quel che riguarda invece l'assorbimento elettrico per la pompa di calore ad acqua calda sanitaria, abbiamo circa 575 kWh, sempre elettrici, con un COP annuale che supera abbondantemente il 4,87. Perché così alto? Anche se la temperatura possiamo ipotizzarla simile, sempre intorno ai 55 gradi, in realtà un pochettino meno, siamo intorno ai 50 gradi. Perché così alto? Perché qua tiene conto anche di tutto il periodo estivo, periodo durante il quale la pompa di calore lavora, tende ad assorbire calore quando fuori di calore ce n'è in abbondanza. Infatti il COP, questo valore, è tanto più basso, quindi tanto più brutto, quanto è larga la forbice tra la temperatura esterna e la temperatura del fluido interno. Quindi se io lavoro a 55 gradi con fuori meno 5, il mio COP sarà tanto più basso e quindi consumerò molto, molto di più. Se invece la temperatura di mandata è 35, ovviamente il COP è migliore. Se le temperature esterne sono più alte, il COP cresce di conseguenza. Per questo la pompa di calore, ovviamente nel sud Italia, è il prodotto spettacolare. Però in questa cosa qua è solamente per giustificare questa differenza di COP, considerando che le temperature possono essere considerate molto molto simili. Facciamo anche qua un piccolo totale. Qua abbiamo circa 4.800 kWh elettrici e un COP totale che è di circa 4,08. Questo valore qua meglio definito come SCOP. Anche questi qua in realtà sono tutti season COP, COP stagionale, perché il COP in realtà è un valore istantaneo. Questo valore qua ti può servire, adesso lo vedremo nella seconda parte, per calcolare per casa tua quale può essere il consumo elettrico in confronto al fabbisogno termico dell'abitazione. È un ottimo COP, è davvero molto buono come COP per un impianto che lavora ad alta temperatura. Siamo in zona climatica D, vero, ma siamo comunque sulle colline di Genova, a confine tra la Liguria e il Piemonte, in una zona relativamente montuosa, ok? Dove fa freddo. Infatti siamo andati che era il 17 novembre, se non erro, e c'erano 6-7 gradi, 7-8 gradi, ed erano le 6 di sera, quindi
ok, siamo in Liguria, ma non a temperature tanto tanto miti, anzi più piemontesi che liguri. E il cliente comunque ci conferma che durante tutto l'anno non ha avuto problemi, anche quando poi ha nevicato, nel senso poche settimane dopo ha nevicato, e infatti ho postato anche la foto di questa pompa di calore sia sul gruppo Facebook che su Instagram, se non mi segui, seguimi, e così vedi anche queste informazioni qua, la pompa di calore non ha mai avuto problemi. Passiamo quindi alla seconda parte, cercando di capire esattamente quanto ha consumato e quanto ha risparmiato rispetto alle alternative. Per fare i calcoli a livello economico dobbiamo fare delle conversioni, quindi qui abbiamo fatto una conversione da kilowattora termico a kilowattora elettrico, secondo questo rapporto, ok? Però questi qua sono dati diretti. Per capire esattamente la spesa devo fare una conversione e io posso andare a ipotizzare un costo medio di circa 0,20 euro al kilowattora elettrico, ok? E viene fuori che questa abitazione qua è riuscita a riscaldarsi con circa 960 euro di energia elettrica. Questa casa, come ho già spiegato in altri video, è rimasta monofase ma con un contatore da 6 kW. Alcuni di voi potreste polemizzare, tra virgolette, dicendo ma 0,20 è ottimista per un impianto da 6 kW. In realtà io devo ragionare che questo va a sommarsi alle utenze attuali, quindi io considero le utenze attuali già con i propri costi fissi. Quindi la differenza, considerando un costo per il trasporto, possiamo ipotizzare questo valore qua. Poi potrebbe essere un po' meno, potrebbe essere un po' più, ma per darvi un ordine di grandezza questa è la condizione che abbiamo posto come base. Passiamo quindi analizzando in ordine metano, gasolio e GPL. Per quel che riguarda il metano, anche qua dobbiamo fare delle supposizioni e possiamo ipotizzare, arrotondando ovviamente, che un metro cubo di metano renda circa 10 kWh termici e che questo metro cubo di metano abbia un costo spannometrico di circa 0,90 euro. Qual è l'operazione matematica che andiamo a fare? Cerchiamo di ipotizzare la quantità di metri cubi necessari per generare questa quantità di calore e moltiplichiamo questo valore per il costo al metro cubo. Concretamente che cosa andiamo a fare? Per generare questa quantità di energia con un potere calorifico di 10 kWh al metro cubo dovremo consumare mediamente 1960 metri cubi. 1960 metri cubi con un costo di circa 90 centesimi al metro cubo viene fuori una spesa annuale di circa 1764 euro. Per motivi di spazio vado a semplificare, quindi questa è la quantità di energia al metro cubo, questo è il costo, questo sarebbe il costo totale che avrebbe sostenuto questa famiglia per generare 19.600 kWh, quindi nelle medesime condizioni, perché io non posso confrontare dei prodotti o delle condizioni diverse. Idem, in questo confronto non ci sarà il pellet, non ci sarà la legna, perché? Perché il confronto economico è solamente una parte. C'è un confronto legato anche alla comodità, al comfort di questi combustibili. Qua abbiamo metano, GPL o gasolio con la pompa di calore che sono tutti sullo stesso livello per quel che riguarda la comodità, senza contare tutti i vari costi di manutenzione che ovviamente fanno la differenza, ma nel nostro caso non li consideriamo. Quindi potenza, costo, spesa annuale, e qua viene fuori che grazie alla pompa di calore questa famiglia, se avesse avuto il metano, avrebbe risparmiato circa il 45%. Passiamo quindi al gasolio, che ha un potere calorifico sicuramente più variabile. Possiamo ipotizzare circa 13 kWh al litro di gasolio. Quanto costa un litro di gasolio? Quale cose? Idem poi per il GPL si fanno ancora più variabili, perché c'è un discorso di serbatoio di a noleggio, serbatoio incomodato d'uso, serbatoio di proprietà e così via. Costi di trasporto, perché capire quante cariche fai all'anno e così via. Ipotizziamo, arrotondiamo intorno a 1,50 euro al litro. Prendiamo 19.600 diviso 13 kWh, la quantità di litri, per 1,5 il costo al litro e viene fuori una spesa di circa 2.260 euro all'anno, con un risparmio qua invece che saliamo al 57%.
per 100. Se avete dei problemi con questi calcoli, stoppate il video, tornate indietro e provate a rifarlo anche per casa vostra. Passiamo quindi al GPL, che era il combustibile di questa famiglia, ok? GPL resa di circa 7 kWh al litro, ok? Poi sul GPL c'è il litro, c'è il metro cubo, però mediamente 7 kWh al litro, considerando un costo di 1,30 euro al litro, e fuori una spesa annuale di 3.640 euro. Quindi grazie alla pompa di calore hanno risparmiato circa il 73%. Un bellissimo risultato. Ovvio, come ho già detto, sia per questo che per questo non bisogna stare attenti a non concentrarsi solamente sul costo al metro cubo, costo al litro. Il GPL, il costo al litro si arriva intorno ai 80 centesimi, non 1,30 euro. Ma mediamente un serbatoio con noleggiato ha un costo di 5,60 euro al metro cubo. In un metro cubo di GPL ci sono circa 3,8 litri. Comunque, facendo dei calcoli un po' più reali, ok? Non fermandosi solo al quota energia, quota GPL, questi sono i prezzi. Ovviamente, come fai a calcolare i tuoi risparmi? Puoi ragionare al contrario. Quindi, realisticamente, prendiamo come esempio che tu abbia il metano. Quanto risparmi con la pompa di calore? Nelle medesime condizioni, quindi una zona climatica D, dove sì, fa freddo, puoi arrivare verso lo zero, anche qualcosina sotto zero, ma non così sovente. Metano, tu fai andare 1800 euro di metano, fai il calcolo al contrario, dividi per il costo medio, 0,90, ci siamo, e riesci a capire quanti metri cubi di metano fai andare. Moltiplichi per 10 e capisci quanto è il fabbisogno per casa tua, nelle stesse condizioni. Quindi se adesso oggi spendi 2000 euro di metano per stare al freddo, ragionerai che i consumi della pompa di calore saranno per stare al freddo. Se tu spendi 2000 euro di metano per stare al caldo, ok, andando indietro viene fuori il fabbisogno termico di calore per riscaldamento, acqua calda sanitaria, ok, ci sono i fornelli ma incidono davvero poco, e utilizzando questi COP puoi capire esattamente quanti kilowattora elettrici vai ad assorbire. E moltiplicando per 0,20 riesci a capire esattamente quanto puoi risparmiare. Questo in maniera molto sintetica. Se vuoi fare dei calcoli per casa tua per capire esattamente quanto puoi risparmiare con la pompa di calore e quanto consumerà la pompa di calore, ho fatto due video, ti lascio sia nelle schede che in descrizione, che puoi recuperare, dove ti spiego passo passo che formula utilizzare anche per capire i tempi di rientro e qual è il budget da investire. Questo è il riassunto. Ora io in questa scheda qua ho esattamente i consumi previsti, che avevamo previsto, vediamo se compariranno anche a schermo quando sarà il momento, per questa abitazione qua, considerando le medesime condizioni. Poi era un'analisi molto complessa, perché questo cliente qua è passato da avere il pellet, poi la legna, poi il GPL, quindi avevo dei valori un po' più variabili. Abbiamo ipotizzato il consumo elettrico della pompa di calore, i consumi previsti dalla soluzione green per l'installazione di una pompa di calore su impianto ad alta temperatura in questa abitazione da 150 metri quadri circa, senza un isolamento termico performante, erano di 4.769. Eccolo lì, 4.769 kWh termici previsti come consumi pompa di calore. Ovvio, qua ci sono le analisi mese per mese. Sono analisi statistiche che vanno a riprenderci, può essere il mese più caldo, il mese meno caldo, sia chiaro. Ma le nostre previsioni erano di 4.769, i consumi sono di 4.800 dopo un anno e una settimana. Quindi l'affidabilità del nostro report era del 99,3%. C'è un errore, una discrepanza dello 0,7%. Questo è un esempio, cioè, chi potrà dire, ma è una botta di culo, può darsi, ci sta, a livello statistico ci sta, non tutti gli impianti riusciamo ad arrivare al 99, ok? Mediamente siamo sempre sopra il 95%, ok? Poi non tutti i clienti ci danno disponibilità per registrare video, per mostrare i propri dati, per ovvi motivi, però l'affidabilità che abbiamo è sempre mediamente sopra il 95%. Questa è un pochettino la differenza, l'affidabilità di uno studio realizzato,
in maniera molto molto dettagliata. Spero che questo video ti sia stato d'aiuto per portarti un esempio concreto e reale di una casa riscaldata a termosifoni senza isolamento, con i consumi e i risparmi. Se il video ti è piaciuto, metti un bel mi piace, perché qua dietro i calcoli ci va tempo, ok? Tempo che investo per cercare di portare contenuti sempre più di qualità sul canale. Iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto. Recupera tutti i video inerenti a questo cantiere e non solo. Sul canale abbiamo più di 230 video che spaziano tra il fotovoltaico, batterie, pompe di calore, ecobonus e caldaie. Quindi hai di che divertirti. Fammi sapere nei commenti se hai dubbi, perplessità. E niente, noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao, ne?